Zombie Apocalypse. Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come capire di essere innamorati. Come hai capito che eri innamorata di me? Beh, innanzitutto lo senti, perché comunque ci vuole del tempo, perché è difficile innamorarsi a prima vista. Oddio, ci sono Boh, i colpi di fulmine. esiste il colpo di fulmine, non è stato questo il caso. Comunque sì, mi piaceva perché era una bellissima ragazza al primo incontro, comunque mi piaceva, solo che non è scattata la scintilla come nelle fiabe, logicamente, ci è voluto un po' di più. Nelle fiabe. Sì, diciamo che secondo la mia opinione sei veramente innamorato quando senti la mancanza dell'altra parte, quando siete distanti, soprattutto, e soprattutto che ti fa molto molto piacere quando stai insieme all'altra parte. E non riesci proprio a farne a Sì, non meno. riesci proprio a farne a meno, quello secondo me inizia già, puoi iniziare già a dire e a capire che sei tanto legato, comunque innamorato di questa persona. Io parlerei tipo di, come si suol dire, quando sei il prosciutto davanti agli occhi, Sì, ho e tipo, i cotechini, quindi. quindi non riesci a capire più niente, sei tipo tra le nuvole, e tutte quelle sensazioni che vengono descritte sui film, tipo le farfalle sullo stomaco, piuttosto che non so, altre cose del genere che di solito nei film le vedi, cioè di solito si dovrebbe percepire questa cosa, no? Almeno per me è sempre successa questa cosa, per te? Oh, anche sì, Vabbè, è diverso senti, forse per comunque due uomini. senti un qualcosa dentro che ti dice che ci stai bene insieme, che vuoi vederla e che vuoi comunque creare un rapporto. Logicamente se non c'è, se la vedi o non la vedi, non ti cambia, quello lì non è amore, Siamo certo. sicuri che Quindi non ne sei innamorato quello proprio è proprio, sei zero. sicurissimo. Però se comunque è contrario e stai Se ti bene. viene anche la voglia di fare regali, far sorprese, ti viene proprio la voglia di far qualcosa Per l'altra persona. per l'altra persona, è tipo una cosa sicura al 100% che siete innamorati, almeno secondo me. Diciamo che tutto parte da un ti voglio bene. E poi con il passare del tempo finisci per capire dentro di te, tipo, che è tutto più di quello e quindi inizi a pensare di dover dire il famoso ti amo, Sì, che è quella fase, diciamo, dell'innamoramento, no? Cioè. quello è l'inizio, penso. Poi comunque per quando arrivi al ti amo non è detto che poi sarà una storia per l'eternità, però comunque in quel momento, secondo il mio parere, hai un sentimento molto Tipo più quando grande del ti voglio inizia a bene, coltivare quel e sentimento quindi lì. ti senti di dire il ti amo, che è una cosa un po' più, cioè è più importante del ti voglio bene, no? Lo step successivo. Logicamente quando senti questa cosa deve essere abbastanza importante, Cioè, nel perché senso che bisogna darci peso, sì, no? bisogna darci peso, perché sennò se lo dici ogni volta cade di significato, secondo il mio parere. Comunque, detto, cioè, rispetto a quello che si dice di solito nei film, no? Che appunto ci sono i cuoricini sugli occhi piuttosto che le farfalle sullo stomaco, io credo, almeno da donna, posso dire che è vero, nel senso che sono cose che percepisci, inizi magari anche, che ne so, a iniziare a mangiarvi meno perché Io devi no. super innamorato. Di scrivere sul diario tutte le cose, le prime volte soprattutto. Vabbè, tu sei ancora Io parte della mangiavo di più donna. di casa, io faccio il contrario. Sto dicendo che proprio quella fase lì è la fase più bella, più, come lo puoi dire? Sì, no, è la fase un po' più
più bella, no? La fase iniziale è più bella, ecco. Sì, anche quella dove hai più entusiasmo sicuramente, ma logicamente dopo, se la relazione è sana, continua a esserci questo entusiasmo e non scema, perché quando sei innamorato, realmente innamorato, comunque pensi di aver trovato la persona giusta per te, e non è che dopo 2 o 3 mesi finisce l'innamoramento e poi comincia a scemare, deve essere sempre una cosa costante, logicamente ci saranno i litigi e magari Vabbè, gli le alti e bassi, incomprensioni, ok. però è normale come in ogni rapporto. Però appunto si deve essere questo, se già vedi che dopo 2 o 3 mesi già non ti va più bene, o Non ti comunque sta interessa più di scemando la tanto. cosa, era un po' non era proprio un innamoramento, ma era una quota di quelle che possono capitare, A livelli estremi, sì. diciamo così, no? E, fate conto che noi stiamo insieme da circa 5 anni, Sì, non sbaglio. non sbaglio Ok, mai. e in pratica Immagino che fosse più grave. almeno per quanto mi riguarda, cioè, il sentimento è sempre stato costante, l'innamoramento vero e proprio, non è sempre stato costante. Meno male ci sono stati momenti di litigio e tutto quel che vuoi, però la fase di innamoramento io credo che dura, cioè, per tanto Dovrebbe tempo. durare per tutta la durata della relazione, in questo caso dovrebbe essere fino alla dipartita di uno dei due. Di solito è un Dai, maschio, eh. beh, diciamo che l'ultimo consiglio che potrei darvi è quello di buttarvi in qualunque tipo di relazione e provarci perché tanto non avete niente da perdere, anzi imparerete sicuramente sempre qualcosa in più. E quando arrivate nel momento in cui pensate di essere innamorati, non tiratevi indietro, anche perché viversi il sentimento al 100% è la cosa più bella di sempre. Questo sicuramente, comunque è bello viverselo fino in fondo, non avere mai blocchi, tra virgolette, no, non lo dico, sì, ho Rimpianti, ripianti, ok. non lo dico Ho perché ho paura, paura. o se no, voglio che lo dica prima lei, perché molte volte succede che nessuno glielo dice per paura Esatto. e finisce che nessuno mai lo sa, quindi è Sì, meglio e si dirlo. va avanti Sì, così, senza quindi saperlo. sì. L'unica cosa che sento di dirmi, però, se tu personalmente non senti di essere veramente innamorato della persona che è in quel momento e hai fianco, secondo me il mio parere personale è quello di essere del tutto sinceri, esporti e dire la verità piuttosto che continuare a tra virgolette, prendere in giro una persona. Questa è un po' l'unica cosa che sento di dire, anche perché se Anche mi metto perché fai al. del male, Sì, se quindi mi se ti metto mette. nella sua Esatto. parte, mi sentirei ancora più male, quindi quello è un po' Forse anche un po' in l'unico, sì, colpa, no? l'unica cosa che mi sento di dire. E niente, io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Per qualunque cosa lasciateci un commento oppure scriveteci su Instagram e trovate il link in descrizione. E noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao! Con le prossime papere. Ciao!